And be when over fancy Mervin be Kyle, your Gwyneth Gwyn, a carasan naivedi. Bravo, Jagger. Faccene un'altra. Tu sei inglese? Ho l'aria di un inglese? No, così, chiedevo. Io sono del Galles, la culla del canto. Dove le donne sono belle. E la birra costa poco. Sapete, al mio paese la gente del posto non si può permettere di comprare una casa. Perché le comprano tutte quei bastardi degli inglesi per passarci le ferie. Ci hanno tolto tutto gli inglesi. Il lavoro, il carbone, l'acqua, la dignità. Anche la lingua volevano toglierci. Ma non ci sono riusciti. I'm not I di Arvo, you did that all I get it. Quite through in the world and by me far, and lanachla. Buon pomeriggio, signori. Signor Glyndwr, a posto. Andiamo meglio? Sì, molto meglio. Bene. Grazie. Grazie. A posto. Sorella, chi è quel signore? Perché è qui? Oh, è un terrorista gallese, un incendiario. Cioè? Cioè, ha incendiato e raso il suolo con le sue mani 20 case appartenenti a famiglie inglesi. Davvero? E cosa fa a Londra? Non lo so. Perché era venuto a Londra? Per comprare un detonatore da un mio amico dell'esercito. Immagino che sia complicato procurarsi detonatori nel Galles. Sì. Quel maledetto mi è scoppiato in mano. Noi ne abbiamo tante di bombe in Bosnia. Abbiamo bruciato il nostro villaggio completamente. Tutto distrutto. Lo stesso villaggio? Bruciato tutto, anche le pecore, non c'è più niente. Lui era il mio vicino di casa. Perché? Perché? Non chiederlo a me, chiederlo a lui. Lui e la sua famiglia. Ha cominciato lui. No, lui e la sua famiglia hanno cominciato. Non dargli retta, racconta un mucchio di balle. Tu sei serbo e tu croato. No. È esattamente il contrario. Io sono croato e quello lì è serbo. E l'hanno hanno bruciato cominciato loro, il nostro villaggio. Loro hanno cominciato. Ciuti, mai culati, chiede piccoli, ti mangi la pancia. Ma sapete una cosa incredibile, una cosa straordinaria? Voi due avete esattamente lo stesso numero di piede, no? Dico, non è stupefacente. È vero. Guardate, sono identiche.